L'idea di questa avventura nasce principalmente dalla mia vocazione che ho verso gli Stati Uniti, questa passione. Ho scelto l'Oregon perché io sono stato negli Stati Uniti 3 anni fa, ho fatto una bellissima esperienza di 3 mesi di viaggio on the road già negli Stati Uniti, non in moto, e ho scoperto che ci sono tantissimi posti che sono fuori dall'immaginario collettivo di Stati Uniti, che tuttavia sono molto belli, che meritano di essere visti e raccontati. Così come perché, avendo stabilito una sorta di seconda casa, seconda famiglia, proprio in Oregon, ritengo che sia il miglior posto per me dove andare e dove vivere questa esperienza. Aspettative per questa esperienza? Sicuramente è una sfida personale che mette alla prova me e la mia filosofia di viaggiare in 125, perché l'America è un po' il continente sfida di questa cilindrata, essendo quasi completamente estinta ed essendo la promotrice principale di grossi motori, grosse cilindrate. Oltre a ciò, che riguarda la mia sfera personale, diciamo, spero di riuscire a trasmettere questa mia filosofia che per viaggiare in moto basta volerlo, basta credere in se stessi, voler viaggiare, prendere e andare, non serve altro. A livello di paure ce ne sono, come è normale che ce ne siano in qualsiasi esperienza, qualsiasi avventura che va a toccare comunque delle mete e dei luoghi sperduti come le zone aride, desertiche, così. Naturalmente c'è la paura di non riuscire a fare tutto ciò che mi sono prefisso di fare. Naturalmente questa paura è un motivo in più per essere determinati e coraggiosi e portare a termine questa esperienza. A livello di moto ho scelto una Honda MSX 125 che è definita una fan bike, ed essendo appunto una fan bike, cioè una moto dettata al divertimento più che al viaggio, l'ho scelta principalmente per questo motivo, perché non è un mezzo con cui uno penserebbe di viaggiare. Tuttavia ha, a mio parere, la possibilità di essere impiegata per viaggiare, e posso dirti anche come sorta di premiazione, riconoscimento verso Honda, che negli Stati Uniti è rimasto una delle pochissime case che ancora mi commercializza un 125, e questo è importante in un mercato attuale motociclistico in cui continua sempre più a passare il messaggio che la cilindrata deve essere sempre più alta, la moto sempre più equipaggiata. Questo esclude i giovani e le piccole moto che hanno sempre in realtà fatto parte del segmento tuttofare, no? 360 gradi, perché i giovani utilizzano la moto principalmente per tutto. È crescendo che andiamo più a focalizzarci su un determinato segmento. Questa avventura la potrete seguire su Jab TV naturalmente, come su Motociclismo, la rivista Motociclismo, sul sito sia di Motociclismo che di Motociclismo All Travelers, e sulle nostre pagine social 125 No Limits, Jab TV e Motociclismo All Travelers. Come ultima cosa, prima di partire, io posso suggerire una sorta di consiglio che mi accompagnerà nel corso di questo mio viaggio. Per la riuscita al meglio di tutto, mi sono prefisso di andare a dormire e svegliarmi ogni giorno con il sorriso, qualsiasi cosa accada e ovunque io mi trova. Spero che con questo spirito andrà tutto per il meglio. "125 No Limits", da giovedì 18 giugno solo su Jab TV.
posto? A posto. Abbiamo dimenticato qualcosa, sì, abbiamo detto tutto. Vabbè, parte il sole. Che dietro le nuvole, ma ci serve. È più andato. Ma ci serviva. Ah, le mie gambe. Adesso serve proprio. Ci serviva.